Un abbraccio che stritola, un abbraccio che dà la misura di una passione che non conosce categoria. La prima uscita ufficiale della regina di Zeman è un bagno di folla. L'arena dello stretto, gremita, fino all'inverosimile. Ecco la risposta che ci si attendeva. Il ripescaggio in Lega Pro ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi amaranto, pronti a trascinare la regina nella prossima stagione. Stagione che si è aperta ieri con la presentazione ufficiale della squadra. Calciatori vecchi e nuovi che sfilano sul palco, chiamati a gran voce da Stefania Orlando, madrina della kermesse. I tesori del Mediterraneo, kermesse che per il secondo anno consecutivo ospita la regina di Praticò. Già, Mimmo Praticò, la scena, almeno inizialmente, è tutta per lui. Lei è qui, venga qui con me perché le voglio chiedere, insomma, è avvenuto questo miracolo, Presidente? Mi sembra di sì, un miracolo che definirei, forse con un po' di presunzione, straordinario. Però è un miracolo della città, è un miracolo di questi ragazzi, è un miracolo dei grandi tifosi che noi abbiamo. Spazio anche per un colpo di mercato, è lo stesso Praticò ad annunciare l'arrivo in maglia amaranto di Evrem Kosnic, difensore centrale serbo di 23 anni appena. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, che lo ha prelevato nella Serra Rossa di Belgrado. Ha giocato nel Palermo, nel Pisa e Lega Pro, collezionando 33 presenze, 5 gol, e nell'Overd Budapest in Serie A, collezionando 18 presenze. Ecco la consegna della maglia, sarà il numero. I tifosi apprezzano e quando la squadra, al termine della serata, si tuffa tra la folla per un abbraccio non più solo virtuale, l'arena si trasforma in una succursale della Curva Sud con tanto di messaggio, neppure troppo velato, ai cugini del Messina. Il derby è già iniziato. Rappresentare un pubblico del genere, una società del genere, seria, trasparente e desiderosa di emergere.